Uno dei vantaggi di EA Access è che puoi giocare, puoi provare i giochi in anticipo, per esempio FIFA 20, ho 10 ore, 20 ore di possibilità di provarlo, il gioco uscirà, se non sbaglio, il 19 per quelli che hanno EA Access, 3 giorni dopo per tutti gli altri, e quindi andiamo a provare FIFA 20, il gioco completo, questa non è la demo, per cui possiamo provare un po' tutto il gioco, quindi vediamo un po' come va. EA Access. C'è anche in Italia, assolutamente sì. Credo che siano 23 euro in Italia, una cosa del genere. E hai accesso a tutti i giochi. Zen Game! Hai tutti i giochi vecchi di EA, quindi che ne so, FIFA 19, Madden 19, eccetera. E per esempio, la scorsa settimana è uscito Anthem, che era un gioco che la recensione ha distrutto, però sai, prenderlo a gratis non è male. Cruyff. Vabbè, possiamo saltarla questa? No. Quindi Ajax Real Madrid? Quindi partiamo con FIFA Street, che è proprio il mio preferito, proprio. Sono fortissimo. Il portiere come esce? Ho sbagliato a porta vuota, sono una pippa incredibile. Niente. Ci ho già sbagliato 2 volte a porta vuota. Facciamo un po' di tocco di palla. Mi sento molto Lazio, sto sbagliando tutti i gol possibili. Neanche questo, non segno mai. Sono veramente a Lazio. Eh sì, tira da casa sua. No! Vabbè, questo qua abbiamo capito che è un gioco che non farò mai. Niente. Sei solo. Mo' entro in porta con la palla, vediamo se segno. Ah, almeno così. Ah, che carino. Figo. Dai, facciamo segnare anche il portiere. Niente. Sono a Lazio, adesso contropiede loro pareggiano e poi perdo, mi demoralizzo e perdo 2-1, no? Ecco, vedi, ci sono andati vicino. Portiere volante come Stracoscia ieri, contro il Cluj. Direi azzeccatissimo. Niente, tirare è praticamente impossibile a sto gioco. Guarda, colpo di tacco. Molto Lazio, direi. Avevo finalmente centrato la porta. Come si fa a passare avanti? Vabbè, finiamo sta partita. Ci
Io volevo provare Ultimate. Comunque, direi sono una pippa e dir poco. Ah, fine primo tempo. Non sapevo ci fossero anche i tempi. Dai. Contropiedissimo. Minkovic Savic lo vedo bene a fare questo tipo di calcetto. Paratona, eccola. Inizia la rimonta. Adesso crollo, come la Lazio. Demoralizzato. Segno mai. Oh, che azione fu. 3-1. Ah, è una ragazza. Lazio Calcio Femminile quest'anno punta in alto, parte dalla Serie B, però vuole tornare in Serie A. Lotito ha detto che è un progetto importante per la Lazio. Mi sembra già di aver sentito queste cose, però. Eccola, 3-2. Posso fare catenaccio a calcetto? Eh? Tengo solo la palla, tanto segnare non sono in grado. Ah. Tac, di tacco. Che classe, ragazzi. No, fallo, arbitro. Ah, ci sono anche i falli. Quello era libero. No, no, contropiedone. Eccolo, eccolo. No, io. No, mamma mia, non vedo la palla proprio. Dai, dai, dai. Tegel. Lo sapevo. È la Lazio proprio. Tre pari. No. Ci ha messo 6 ore e mezza per tirare. Guarda, andiamo a perdere. Lo sapevo. Che disa. È proprio la Lazio. Ha finita proprio. Vabbè. Se mi volete su FIFA sono Ventosa. Se mi volete aggiungere, ma non ve lo, cioè, ve lo consiglio se volete vincere facile. Vabbè. Continua. Secondo voi, principiante, classico Lazio? Ovvio. Ovvio proprio. Vabbè, dai, condividiamo informazioni. Dai, voglio provare Ultimate. Ultimate, dai. Allora, mi sa che c'ho dei pacchetti perché. Giusto? Sì, voglio trasferire. Assolutamente sì. Tanto che FIFA Points c'ho, non ho mai comprati. Se avete prenotato, dal 5 agosto riceverete il vostro pacchetto da tenere il 27 settembre. Vabbè, a posto così, un piccolo regalo. Noi prendiamo tutti i regali, anche perché. Sì, dai. Questa sappiamo. Andiamo subito. Vedi i pacchetti, dai. Pacchetto. Solo giocatori, dai. Prenderò uno della Lazio? Che dite? 76 Martinez. Queste cose le so. Vabbè, tutti i fenomeni, direi. Pacchetti solo. No. Ok, dai, andiamo a fare un campionato. No, online no, perché sono una pippa. Ma non
non si può fare campionato normale come al solito, no? Della community, dai, e c'è uno squadrone proprio. Andiamo a affrontare. Che è? Scelta avversario 88. Questi mi massacrano. Tuo livello è 1. Vabbè, proviamo questi, va. Selezione attuale. No, facciamo dilettante. Anche se i miei giocatori sono. Guardate che formazione che ho. Però c'ho il Kun Agüero, eh. Ma devo creare una nuova rosa? Usa generatore di rosa. Zio. Originale come nome, eh. Crea rosa. 4-4-2. Che squadrone che c'ho. Bomber Zazza. E dai, andiamo con Bomber Zazza, va. Batosta in arrivo. Ah, proviamo FIFA, va. Maglietta blu. Ovvio. Bella sta maglietta. 4-4-2. Contro un ottimo 4-3-3. Ripeto, questo. Grazie agli Access che posso giocare prima a FIFA. Ho 10 ore, 20 ore mi sembra di accesso anticipato di FIFA e poi basta, dovrò aspettare il 19. Ho messo il commento in italiano, invece esce il commento in inglese. Va bene, posto così. Lee Dixon. Beh, meglio Depardo e Nava. No, peggio non possono essere. Vediamo. Non ho ancora strusciato palla e sono 2 minuti. Direi bene. No? No, è fuori gioco. Sì. Aubameyang c'hanno? Catenaccio sto facendo proprio. Devo essere onesto, faccio fatica a vedere i giocatori. Contropiedone. Niente. Quindi un tipico 4-4-2 gioco. Questo è quello che pensi te. Guarda là. Capirai, questo c'ha Aubameyang. Dove vado? Niente. Non riesco a far arrivare la palla agli attaccanti. Sembrava Lazio ieri sera. Aiuto. Partiamo da dietro. Una bella azione ragionata. È vero, c'ho il Kun Agüero. No. Eccolo. Sì. O'Connor. E andiamo. 59. Che è terzino destro. Ho messo ala. Benissimo. Gran tiro di Agüero. Speravo di segnare onestamente col Kun. Però sta talmente scarso che non riesco a farlo segnare. Comunque, 1-0, dai. O'Connor. Esterno destro 59. Un fenomeno. No.
dai, dai. Come in difesa sono scarsissimi, non so se ve ne siete accorti. Ah! Qualcuno potrebbe dire perché c'è una cosa in cui sei forte. Mica tanto. Agüero, non puoi passare. Ah no, quella era Zazza. No! Passaggio filtrante, col cavolo. Ma che cascen, sono fortissimo in difesa. Barella? Sancho Pancia. Grande Egidio, Egidio. Altro che stracoscia. No, ma che passaggio ridicolo. Aiuto! Miracolo! Grande portiere. Tare, ti consiglio l'acquisto di questo portiere, non si sa mai. No, vabbè. Passaggi pessimi. Dai che è partito. Ah, perché non hai fatto partire prima il passaggio? Mamma mia, centrocampo sono ridicolo. Non riesco proprio. Eccola. Sancho si è mangiato un gol. Forse neanche Caicedo sbagliava un gol del genere. Mi sono addormentato, non ho neanche visto che faceva scivolata. Stavo già guardando al centro. Dai, James McArthur. Dai, parti, Kun. E andiamo. Andiamo in porta. No! No! Sembra evidente che il fisico faccia una grande differenza quest'anno, eh? Perché là di solito Agüero in velocità se ne andava via, non lo riprendevano mai. Invece, visto, il contrasto fisico è importante, è importante. Dai, dai, dai. Contropiede. Dai che è partito, aiuto, aiuto. Ah! Che era? Rigore? Rigore, arbitro. No. Allora, mira con L, mantieni cerchio o R per caricare il tiro. Le dimensioni del bersaglio aumenteranno in base alla potenza del tiro. A scendere. Maledetta, se vabbè a giro. Sì, vabbè ragazzi. Ciao. Allora, io voglio mettere là. No! Ah! Ma perché ho mirato fuori? Ai 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 ai. Si poteva fare meglio, ragazzi. Si poteva fare meglio. Comunque è interessante questo sistema di punizioni, mi piace. Io sono scarsissimo, però sembra fatto bene. Devo fare almeno un secondo, se no faccio come la Lazio. Domino e poi nella ripresa il crollo. E perdiamo anche questa partita. Facciamoci il portiere, poi esci il portiere. Mamma mia, Aubameyang, che te sei mangiato. Tacco. Addirittura 2 minuti di extra time, cavolo.
Vediamola. Dai, Zaza. Stavolta non puoi sbagliare. Sì! Faccio segnare anche Zaza quanto sono forte. Mi ha voluto dare 2 minuti di recupero e io punisco. Mamma mia, l'idolo delle curve, Zaza. Non posso venire a parti, sto provando FIFA. Zaza 80. Immobile era 85, giusto? Grande, il pubblico mi adora. Perché il nome Claudio? Vabbè. Questo è mio figlio che gioca con la PlayStation mia. Sì, riconfermiamo tutti, dai. Sì. Oxford United. Bello il logo dell'Oxford United, non l'ho mai visto giocare. Sfruttiamo le fasce. Takahashi, un bel passaggio, Takahashi. Marcano? Quello della Roma? Dai di nuovo! Dai, il Kun! Mi sa che è fuori gioco. Non è fuori gioco? Non c'è il VAR? 3-0. Diamo il Kun. Dreamland. Dai. Grande azione in contropiede. Secondo me non funziona a guardaline, fuori gioco. Grande il Kun. 89, ragazzi. E quando lo prendo un giocatore del genere? Franco, adesso otteniamo il risultato. Un bel catenaccio alla trap. Aiuto. No, mettere in mezzo. Bravo. Questo fa cross alla Lulic proprio. Ha messa fuori dall'aria. Chi era che era Brioson? Aiuto. Mamma mia, non riesco ad uscire più. Fuori gioco, arbitro. Miracolo. Dall'altra parte. Bravissimo. No, era fuori gioco. Dai, Zaza. No, non ce la fa più. Non ce la fa più. Sono troppo fisicamente morti. L'arbitro gli ha dato pure la regola di vantaggio. Secondo lui ho fatto fallo io. Pensa un po'. No, la volevo intercettare. Aiuto, portiere, salvami. Grandissimo. Ma mi sono fatto autogol io? Non mi vediamo un attimo? No, mi sono fatto anticipare. 84. Sancho. Dai, 30 minuti. Teniamo palla per 30 minuti. No! Eccolo là. Non molliamo. No, ho perso l'altro contrasto. Mamma mia. Paura. Paura, ragazzi. Paura vera. Riesco a fargli rimontare. Non vi preoccupate. Qua riesco nel miracolo di. Di non vincere questa partita. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Dai. Credo di avere una percentuale di contrasti vinti pari allo 0% proprio. Vabbè, questo tiro lo paravo anch'io, eh. Questo tiro lo paravo anch'io. Squandere. Mi fanno impazzire come pronunciano i giocatori spagnoli. Fuori gioco? Fuori gioco? No, non è fuori gioco? Mettilo al centro. No, pure il palo. Era fuori gioco. Cioè, le scritte sono in italiano e il commento in inglese. Non so che cosa sia successo. Vabbè. Comunque, mi sono mangiato un gol degno del miglior Caicedo, oserei dire.
Anko. Jadon Sancho mi ha dribblato come se fossi un conetto. Ecco, mamma mia, se sapessi difendere. Quello è fuori gioco, arbitro. L'abbiamo visto tutti, eh. Perché non mi ha dato. Takahashi. Simone Zaza, dai, allunga di là. Mannaggia. Uno si è buttato. Che ha fatto quello? Aiuto. Must finish out, però. Grandissimo. Dai, 73esimo, ce la posso fare. Magari riesco anche a regalarvi un altro gol. Salvatore Bocchetti. Oh, Zaza lo sanno pronunciare bene. No! Parata ha fatto il portiere. Che parata ha fatto il portiere. Fuori gioco, arbitro. Linesman, offside. No, non era fuori gioco? Boh, vabbè. Tanto siamo al 77esimo. Andiamo a vincere, ragazzi. Ci credo adesso. Comunque, devo essere onesto, non noto grandissime differenze rispetto a FIFA 19. Solo il fisico è un po' più importante rispetto a FIFA 19. Ciao, Aubameyang. No, ma ha ripreso palla. Aiuto. Grande. Grande spazzata. Finita? No, come offside? No. Mi sa che non hanno fatto vedere la statistica della percentuale di possesso palla. Credo di avere il 5% io. Barella non ha fatto niente. Eccolo là. Ma no, ma chi la passi? C'era Agüero al centro. Taking care of business. Yep, we're trying. Passaggio filtrato. No. Agüero, non ho mai capito il movimento però. Mannaggia. Ecco, dicono che l'intelligenza artificiale difensiva si è migliorata. La mia intelligenza non è migliorata, questo è il problema. Addirittura, 2 minuti di recupero, non è successo niente in questo secondo tempo. Mamma mia, che passaggio! Crossa la Johnny. No, ho sbagliato bottone, cavolo. Finita. Portiamo a casa i primi 3 punti di FIFA 20 e andiamo. Migliore in campo? Anche il primo trofeo. Migliore in campo, Zaza, 9.1. Agüero 9, Barella 7,5, MacArthur 7,2, Sant'Egidio direi, altro che Egidio. Punti, quasi 1000, andiamo. Sì, passiamo di livello. Dai, dai, dai. Comunque, questa è la mia prima partita Ultimate Team. Fatemi sapere se vi è piaciuta, se volete altri video, se devo provare qualcosa. Livello raggiunto bronzo 3, un fenomeno proprio. Fatemi sapere se ci sono altre cose che devo provare. Questa è la demo di FIFA 20. No, non è la demo, scusatemi, è il gioco completo. Che sto dicendo? Che grazie a EA Access puoi provare in anticipo. E quindi ditemi cosa ne pensate. Ovviamente, se non siete iscritti al canale, fatelo subito. E ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi!